Tivo del Vicenza con Gatto che non riesce a tenere basso il pallone ricevuto da Raicevic. Gli ospiti crescono, azione insistita di Acostì che si accentra e cerca la porta con qualche lamentela da parte dei compagni appostati in area. Reagisce il Vicenza, spettacolare al 24esimo la botta al volo di Galano, controllo e sinistro al volo con Farelli che respinge in tuffo. Al 31esimo però i padroni di casa rischiano, Dumitru taglia verso la porta e riceve il suggerimento di Mbaye, prova a girare verso il centro ma la difesa avversaria libera. Il gol è nell'aria, arriva dopo 4 minuti, perde palla la Verone a favore di Corvia che cede l'iniziativa a Schiattarella che mira il palo alla destra di Vigorito e fa 1-0 per il Latina. Rivediamo la conclusione vincente del centrocampista nerazzurro. Vicenza stordito dallo svantaggio al 37esimo a Costi Danza, al limite dell'area prima di liberare un destro violento che si infrange sul palo. Al 40esimo anche Corvia inquadra la porta su una punizione a due dal vertice destro dell'area. Vigorito è costretto a un difficile intervento. Andiamo nella ripresa con il montaggio di Andrea Petracchi. Si ricomincia con il Latina pericoloso grazie allo svarione difensivo di Delia. Costi ringrazia e impegna severamente Vigorito. Sul rovesciamento di fronte però il Vicenza passa. Giacomelli scende sulla sinistra, il suo cross basso è deviato da un avversario sul piede di Galano che non perdona dall'altezza del dischetto. 1-1 al settimo della ripresa. Al 20esimo Delia porta palla sulla tre quarti, scarico su Giacomelli che si accentra e cerca il primo palo, Farelli attento, fa su il pallone. Ancora Vicenza, azione confusa al 29esimo, sul cross di Delia Calderoni cerca il corner ma coglie il palo della propria porta, quindi il pallone finisce sul destro di Gagliardini, da poco subentrato a Gatto che non si coordina al meglio per la conclusione. Bella la combinazione dei padroni di casa al 39esimo, la Verone mette al centro un pallone morbido su cui Cinelli si esibisce in una girata, gesto tecnico apprezzabile ma poco efficace. È l'ultimo.